Allora, innanzitutto vi faccio i complimenti per aver vinto e vi chiedo di presentarvi, di dire a che scuola, di quale scuola fate parte e come vi siete posizionati. Ok. Allora, io mi chiamo Lavinia Izzi, vengo dall'Istituto Tecnico Luigi Einaudi a Santa Maria alle Fornaci, al centro, e il mio indirizzo è turistico, è per quello che è stata tanta l'emozione, perché diciamo non è molto approfondito l'ambito del cinema al giorno d'oggi, soprattutto in determinati indirizzi. Sono arrivata prima, quindi l'emozione è tanta. E niente, io ho ringraziato la mia professoressa, perché comunque non ne troviamo di molte che ti danno esperienza al giorno d'oggi contemporanea allo studio. Quindi nulla, è tanta grazie. E io mi chiamo Francesca Gitto e vengo dal liceo artistico di Ripetta e indirizzo architettura. E sono arrivata terza. E niente, ringrazio anch'io la mia professoressa di architettura Marina Paris. E niente. Ciao a tutti, io sono Clelia Senzolo e vengo da Milano e frequento l'Istituto Tecnico di Cinema e Fotografia, Izzo Salbesteiner, e niente, sono arrivata seconda, sono strafelice e ho colto l'occasione al volo, in quanto la mia scuola non mi aveva proposto questo progetto, ma ho deciso io di mia volontà di farlo per creare un prodotto, diciamo, anche da mostrare al di fuori dalla scuola, quindi fare un video che non vedano solo i miei professori, ma anche al di fuori, e niente, grazie mille. E poi vi volevo chiedere, di quale film avete scelto di fare il trailer e per quale ragione avete scelto proprio quel film? Ok, allora io ho scelto Le mani sulla città di Francesco Rosi, poiché è stato uno dei primi grandi registi a trattare del cinema d'inchiesta, soprattutto di temi che venivano nascosti alla società italiana, quindi temi abbastanza importanti. E io ho scelto I soliti ignoti, perché era un film che già conoscevo abbastanza bene, che mi hanno consigliato anche i miei, e quindi leggendo la trama poi ho scelto quello alla fine. Io ho scelto Riso amaro per il semplice fatto, insomma, mi piaceva la trama e la storia, anche i personaggi erano molto, mi piacevano molto, e niente, non ho altro. Ti faccio un'ultima domanda, perché so che devi scappare poi. E cosa vi portate di questa esperienza e siete interessate a rimanere in questo ambiente, in questo settore, nel settore del cinema? Allora, ora come ora mi farebbe piacere portare avanti la mia esperienza nel cinema, sto partecipando anche ad altri progetti contemporanea, quindi anche al Davide di Donatello, quindi la mia passione è molta, e non lo so, se ora come ora sono molto concentrata a terminare la scuola, però sarebbe bello portarlo in contemporanea al mio studio, quindi turistico, e mi porterò il fatto di essere comunque stata premiata, è stato un progetto abbastanza difficile, quindi aver ricevuto un premio del genere è una grande soddisfazione. E allora io sicuramente sono felicissima, non me l'aspettavo, anche perché l'ho saputo veramente tardi di questo progetto, quindi ho avuto qualche settimana per farlo, e da grande vorrò prendere comunque questo settore, quindi sì. Allora, io frequentando appunto un istituto di cinema e fotografia, quindi si focalizza proprio sul cinema così, spero di portare avanti questa cosa in futuro, un giorno di lavorare appunto nel mondo della comunicazione. Quindi insomma è proprio il vostro campo, siete tutto molto... Perfetto, allora vi ringrazio e vi faccio i complimenti. Grazie. Buona giornata, ciao.